niente, devo purtroppo smentire il professor Sconci, nel senso che non vengo qui per presentare il progetto di droni 3D, eccetera, ma in rappresentanza di Legambiente, ok? Voglio parlarvi di un evento che si fa sia all'Aquila che a livello nazionale, che è Festa Ambiente. Però devo fare una premessa, diciamo che è d'obbligo. Legambiente è convinta da sempre che esista un nesso inscindibile tra il progresso della scienza, che sia chiaramente una scienza libera e responsabile e consapevole, all'obiettivo di contrastare il degrado ambientale che preclude sia la vita e l'esistenza di chi è presente, ma più che altro l'esistenza di chi verrà, quindi delle generazioni future. È vero che i movimenti ecologisti sono stati spesso influenzati da posizioni utopistiche, però sappiamo bene che l'ambientalismo è un pensiero politico a forte impronta scientifica, quindi insomma non ci preoccupiamo tanto degli utopisti, ma di chi ha delle basi scientifiche per parlare di ambiente, e le cui radici affondano anche un pochettino nei nuovi paradigmi scientifici che si stanno delineando sull'esigenza di capire il rapporto che c'è tra uomo e ambiente, cosa che è tutt'altro che compresa e diffusa, e purtroppo il mancato metodo di gestione dell'attività turistica, ad esempio a Campo Imperatore e su Garzassone, è una triste testimonianza. Quindi per Legambiente la ricerca e la scienza sono degli strumenti assolutamente indispensabili per realizzare la riconversione ecologica dei processi produttivi e ovviamente dei consumi, e in particolare in paesi come l'Italia, che possono godere, fruire e anche passatemi il termine semplice, guadagnare sull'ecologia, sul paesaggio, è un passaggio fondamentale questo. Passando invece a Festa Ambiente, vi spiego un pochettino che cos'è. Innanzitutto è parte di questo processo politico, in quanto raccoglie e comunica in maniera semplice, divertente, però completa, i concetti espressi dalle grandi tematiche attuali dell'ambientalismo. L'originalità del festival sta, quando possibile, e Pesco Maggiore ha dato anche la possibilità al Legambiente di farlo, di ricreare prototipi di villaggi ecologici che vanno dalla ristorazione, quindi magari dall'utilizzare alcuni prodotti piuttosto che altri, prodotti enogastronomici, agli spazi espositivi, al programma culturale. Tutto quanto tende a convergere, mira a uno stile di vita e ambientalmente sostenibile. Quindi è una bussola per orientare i cittadini. Festa Ambiente si fa in tutta Italia, c'è un'edizione molto importante che si fa a Rispescia, e noi all'Aquila abbiamo ad oggi fatto 3 edizioni, visto che il Circolo dell'Aquila è nato dopo il terremoto, in realtà per il recupero dei beni culturali, e poi piano piano si sta trasformando in una Legambiente un po' più di ecologia. In ogni edizione di Festa Ambiente vengono coinvolti infatti i produttori locali per incentivare ad esempio la filiera corta. Sono costanti i rapporti di collaborazione con l'ANCE, con Azero CO2, che è una società creata dell'Ambiente, Kyoto Club e dall'Istituto di Ricerca Ambientale dell'Ambiente Italia, che offre a soggetti pubblici e privati informazioni e strumenti utili per ridurre, ad esempio, in parte o tutto il carbon footprint, cioè l'impatto e l'emissione dei gas serra. Vengono utilizzate in Festa Ambiente principalmente materie prime compostabili. Preferirei che venissero utilizzate materie prime riutilizzabili, come diceva prima Carla Cimoroni, perché effettivamente ad esempio ci sono molti esempi di piccole sagre o piccoli eventi al di fuori del comune dell'Aquila che prevedono ad esempio l'utilizzo del vetro per la distribuzione delle bevande, e poi ci sono gli sciacquavetro come nelle birrerie: tu passi in giro per il paese, fai il tour nel paese e ti sciacqui il bicchiere e assaggi la birra del produttore locale, piuttosto che... Quindi pensate che noi 2 anni fa a Festa Ambiente abbiamo consumato, Festa Ambiente L'Aquila, che si trova nel castello, insieme all'associazione birrai artigianali eccetera, abbiamo consumato 18 kg di Mater B, che è un materiale compostabile, quindi non biodegradabile ma compostabile,
18 kg di Mater B in 2 giorni di manifestazione, che è una cosa enorme, cioè 18 kg di bicchieri sono veramente tanti, che è una specie di plastica il Mater B. E poi vengono coinvolte chiaramente aziende del comparto agroalimentare che possiedono la certificazione bio, che non è soltanto un'etichetta ma è il frutto di un processo molto importante di sfruttamento dell'ambiente per la produzione in maniera ecosostenibile. Tutto ciò concorre al costante impegno di Legambiente per uno sviluppo turistico sostenibile, che riporti ad esempio i piccoli borghi, come faceva prima l'esempio Dario D'Alessandro di Misa Pescomaggiore, delle casette di paglia, i piccoli borghi ad essere delle entità autonome e non più satelliti delle città, a livello nazionale, della città dell'Aquila nello specifico, che possano sviluppare un'economia prima per sé e poi di ritorno per l'Aquila, non il contrario, alla fine è quello che succedeva prima della fondazione di questa città, che non ci non dobbiamo dimenticare che diciamo, è come se le politiche nazionali non tenessero conto del fatto che il 40%, 40 o il 47 adesso non ricordo bene, per cento della popolazione italiana vive in comuni al di sotto dei 15.000 abitanti e che circa il 60% di questa popolazione vive in borghi montani, quindi è chiaro che le cose vanno fatte per rilanciare questo tipo di piccole economie. Tra i temi affrontati nelle diverse edizioni di Legambiente, non voglio dimenticare il fatto che Legambiente Nazionale è direttamente coinvolta sin dall'inizio nella creazione del distretto turistico del Gran Sasso e, se non erro, è anche coredattrice della legge Barca per le aree interne con un progetto pilota nella Valle Subequana. E per quanto riguarda diciamo, le tematiche più affrontate all'interno di Festa Ambiente, sicuramente c'è quello del risparmio energetico, in cui cerchiamo di coinvolgere soprattutto i bambini più piccoli nel comunicare loro i semplici gesti quotidiani che ti permettono di risparmiare energia, che sembrano delle banalità ma effettivamente non lo è, oppure il tema della produzione dell'energia da fonti rinnovabili, molto sentito all'Aquila, il grosso problema della centrale a biomassa, in cui noi abbiamo partecipato alle varie sedute, abbiamo preso insulti perché magari non capiti oppure noi non ci siamo ben spiegati, questo è poco ma sicuro, ma per far capire che se c'è una buona pianificazione prima, se c'è un intento di voler cambiare in maniera innovativa, si può fare, tanto che ci sono esempi di comuni e città virtuose che guadagnano diciamo salute e anche soldi con l'utilizzo e lo sfruttamento delle fonti alternative, fino a passare all'adeguamento energetico degli edifici, per cui Legambiente ha fatto una proposta importante alla sovrintendenza dei beni culturali dell'Aquila, chiedendo che venisse presa in considerazione la possibilità di installare tegole fotovoltaiche sulle coperture sia degli edifici storici che degli edifici della periferia. C'è stata diciamo una certa reticenza diciamo nel voler accogliere questa cosa, ma secondo me in una città futuribile o in un posto ideale, in un luogo ideale, non si può non considerare il fatto che si potrebbero rivedere almeno in parte dei vincoli che nella città dell'Aquila la portano ad essere la città con maggiori vincoli in assoluto, con maggiori vincoli in rapporto al numero di abitanti. All'edizione di Festa Ambiente di quest'anno dell'Aquila, che si terrà dal 4 al 6 settembre e si svolge in città anche un po' per rilanciare la zona rossa, dove abbiamo fatto una serie di iniziative molto carine tipo Benda and Band, in cui le persone vengono accompagnate, bendate a fare un tour in cui una guida turistica spiega com'era l'Aquila prima del terremoto. Si raggiunge una piazzetta dove ci sono gli studenti del conservatorio, gli allievi del conservatorio che suonano e poi alla fine si sbendano e vedono com'è in realtà la città attualmente. Quindi nell'edizione di quest'anno, che concludo, verrà affrontato il preoccupante tema della petrolizzazione dell'Adriatico, che ovviamente non è soltanto un problema della costa ma ci coinvolge direttamente, perché insomma, quello che succede al mare succederà prima o poi anche a noi, di ritorno, di rimbalzo. Legambiente, insieme a molte associazioni, da cui il WWF, associazioni della costa croata, sta cercando
di fermare insomma questo progetto di trivellazioni facilitato dalla Sblocca Italia del governo Renzi, e che chiaramente farà guadagnare soltanto qualche petroliere e probabilmente, mi viene da pensare, qualche politico insomma. Quindi vorrebbe, Legambiente vorrebbe che questa città tornasse a vivere sì in maniera normale, ma con uno stile di vita più incline alla sostenibilità ambientale. Per fare questo chiaramente mette a disposizione tutte le sue forze a livello nazionale e locale per portare avanti e per condividere tutta una serie di azioni che speriamo in questa sede possano essere iniziate. Ok, grazie, se ci sono domande.